Ciao a tutti, sono Alessandro Bertola e questo è l'LG 2 Mini, una delle ultime novità di LG che prende spunto dall'LG 2 normale, ma con caratteristiche ridotte, notevolmente ridotte. Partiamo subito a livello estetico, praticamente identico al suo fratello maggiore. Troviamo infatti solamente un corpo più piccolo, come potete vedere con una mano riesco a gestirlo, cornice molto limitata, quindi veramente compatto, e apprezziamo ancora una volta le nuove cover posteriori di LG che aumentano il grip pur non lasciando ditate, essendo molto comode e robuste. A livello hardware, come dicevamo, LG ha ridotto le caratteristiche tecniche. Troviamo infatti un processore, qua dipende dai mercati, quad core o da 1.7 GHz o da 1.2 GHz. Fortunatamente non ha ridotto la batteria più di tanto, troviamo infatti una batteria da ben 2440 mAh che dovrebbe consentirci di fare anche più giorni in questo smartphone senza nessun problema. Il display da 4.7 pollici è molto bello, se riusciamo a sbloccarlo, ok, molto bello, anche se presenta una risoluzione di 960x540 pixel, risoluzione un po' limitante per un prodotto di questo tipo. Ok, che fa sentire la differenza rispetto a altri esponenti più recenti sempre della stessa LG. Troviamo una fotocamera posteriore da ben 13 megapixel con flash LED e addirittura, anche se in alcuni mercati, potrà essere da 8 megapixel. A livello hardware invece troviamo A livello software troviamo sia la funzione Knock per lo sblocco e il blocco del device, sia l'ultima versione di Android, la Android KitKat 4.4.2. Molto pulita l'interfaccia, molto fluida pur non essendo un processore ad altissimo livello, senza nessun puntamento, essendo anche un prodotto da fiera, quindi particolarmente stressato. Compatibile con le reti LTE, tra l'altro. Vi mostro la tendina un po' meno ricca rispetto al G2 classico. Troviamo tutte le funzioni normali per le funzioni rapide, il Q-Slide Up, e volendo possiamo includere anche la luminosità del display e il volume delle chiamate.